In Cina, la regione dell'Henan, travolta da piogge torrenziali che da giorni non danno tregua. Almeno 25 morti, molti dispersi, migliaia gli sfollati. Moni Venturini. Sembra un girone dantesco, ma è la metropolitana di Zhengzhou, città di 12 milioni di abitanti lungo le rive del fiume Giallo. I pendolari della sera vengono sorpresi da una bomba d'acqua mai vista prima, che invade binari, riempie le carrozze e trasforma le piattaforme in trappole mortali. 500 persone vengono tratte in salvo, almeno 12, secondo le autorità locali, morti annegati, una catastrofe. Sulla zona centrale dell'Henan piove senza tregua da sabato scorso. In 3 giorni è venuta giù la quantità d'acqua che cade di solito in un anno solare. 3 dighe non hanno retto, città e campagne sono state completamente sommerse. I bambini di un asilo vengono portati in salvo dentro le vaschette per il bagnetto. Sui social diventano virali immagini surreali e drammatiche. In Cina è la stagione delle piogge. La situazione è molto grave, ammette il presidente Xi Jinping. Ora salvare le persone è la massima priorità, anche perché le previsioni non promettono niente di buono. Pioggia ininterrotta, almeno per i prossimi 3 giorni. Dall'acqua al fuoco, il fumo prodotto dagli spaventosi incendi che stanno